ringraziare la senatrice Rosaria Capacchione per la sua presenza e soprattutto per la sua vicinanza ai giovani democratici. Buonasera a tutti, per la verità toccava a Michele concludere questo incontro perché mi ha tolto il 90% delle parole. Volevo, però mi ha dato degli spunti di riflessione diversi da quello che volevo dire in partenza. Ho raccontato per tanti anni i problemi ambientali di questa terra, l'ho raccontato da molto prima del 91, l'ho sentito citare nel rapporto di Lega Ambiente, quando è iniziata questa brutta storia delle discariche abusive, dei trasporti illegali dei rifiuti dal nord, da quando sono nate le ecomafie. E nel corso degli anni mi sono fatta l'idea che se tutto questo è avvenuto in parte per responsabilità della politica nella sua genericità, in parte consistente per responsabilità della Camorra che ha gestito questi affari spesso in accordo con la politica di tutti i partiti, e un'altra parte non irrilevante, fatta del silenzio dei cittadini, i quali cittadini hanno visto passare il camion, hanno venduto i loro terreni per fare sversare i rifiuti, hanno costruito le loro case con i soldi che venivano dallo smaltimento dei rifiuti sui terreni che erano stati inquinati, che hanno in qualche modo partecipato. Dopo, quando già tutto questo stava avvenendo, c'è stata Tangentopoli e c'è stata la ribellione giusta, legittima della gente, che ha voluto dire basta a un certo sistema. Da quel momento ho purtroppo documentato la protesta e l'allontanamento progressivo delle persone dalla politica nel senso nobile, nel suo senso nobile, quello che è fatto di confronto di idee, di progetti, di programmi, di discussione sui temi, su quello che deve essere il nostro futuro. Da quel momento in poi ha prevalso sempre la logica della protesta, con la delega in bianco a sempre meno persone che dovevano decidere per noi. Non è questa la strada giusta. Capisco la rabbia, ne capisco le ragioni, intimamente molto forti, ma non è quella la risposta giusta, perché la risposta giusta significherebbe in caso del genere di legare ancora una volta, ma in maniera questa volta definitiva, pochissimi, quelli che sono stati in qualche modo anche responsabili di questa situazione, la gestione del nostro territorio e delle nostre vite. In questi giorni difficili, di campagna elettorale molto aspra, molto brutta, anche molto sfuggente, come sono tutte le campagne elettorali per le europee, perché poi l'Europa è un topo, un feticcio, una cosa che sta lontano, anche se noi siamo l'Europa, non è che una cosa diversa da noi. Io sto dicendo alle persone, andate a votare, non mi interessa chi, non mi interessa cosa, ma andate a votare, non mai come in questo momento c'è bisogno che le persone scegliano, non che facciano scegliere a quei pochi che invece vanno a votare e che poi rappresentano una minoranza in quella maggioranza, perché poi la maggioranza invece resta a casa. Questo Cantarello, ma come tutte le altre discariche del nostro territorio, sono un punto di questo. Se andate a vedere quali sono le percentuali di voti a Casal di Principe piuttosto che a Castel Volturno, Casa Vesena, Villa di Terno, vi trovate con numeri che sono sconcertanti, non, spesso non arrivano al 50%, non oggi, anche 20 anni fa, cioè con una caduta della democrazia, del confronto democratico che ha consentito poi alla Camorra e a certo tipo di politica di gestire il territorio. E in questo momento credo che sia questa la cosa più importante, quella di andare a decidere noi che cosa vogliamo, bellissimi progetti di Trasmarsi, e vedere quelle città come sono, con persone che non sono migliori di noi, perché poi non è che abitare nel nord d'Europa significa essere più bravi, più intelligenti e più capaci di noi che abitiamo nel sud dell'Europa. Significa che una speranza c'è, e non c'è vita senza la speranza di un mondo diverso. Diceva, tu sei rimasta forse giovane o un'illusa? È possibile, però le nostre illusioni sono anche sogni, devono essere anche sogni, la possibilità di costruire un progetto di vita alternativa e differente, che noi lo possiamo fare, cioè il fatto di essere qui, vero, molti apparteniamo ad associazioni, a gruppi organizzati, per cui
vengono qui chiamati, però è una brutta giornata di un sabato pomeriggio, potremmo stare a fare qualunque altra cosa, invece stiamo qua a farlo, quindi vuol dire che dentro di noi una percentuale di voglia di cambiare le cose c'è, rimane, e delegare tutto alla protesta significa rinunciare fin da adesso. Chi vuole scegliere questa strada vi consiglio molto caldamente di cominciare già oggi ad andare via dall'Italia, perché non ci sarebbe nessun futuro con la delega in bianco a tre persone che in primo poi dovrebbero prendere in mano la situazione per dare una svolta a questo paese. Sarebbe necessariamente una svolta autoritaria, non potrebbe mai essere una svolta democratica quella presa da tre persone o dal 10% del paese, non sarebbe quella la democrazia. Tornando alle cose per cui siamo stati chiamati qua, il rapporto tra l'ambiente e la politica, quello che è stato fatto, quello che non è stato fatto, lo dico da giornalista prima ancora che da parlamentare, noi stiamo pagando ancora oggi il prezzo della demagogia. Per 20 anni sono state raccontate le cose che accadevano su questo territorio, non solo dal mio giornale, da me o da chi come me ha fatto questo lavoro, ma dagli annuali rapporti di Legambiente che facevano il report puntuale di quante altre discariche erano state trovate, di quante persone erano state denunciate. Manca un dato a quelle cifre di Legambiente. Quante persone sono state condannate? Allora a quel punto cominciamo già a vedere che c'è qualcosa che non funziona, perché il numero delle persone condannate è praticamente molto prossimo allo zero. Questa è una cosa che chiama in campo la politica, non quella di oggi, che qualcosa sta provando a fare alla luce di quel dato che non c'è, ma chiama in campo anche le responsabilità di chi ha dovuto fare repressione di quel fenomeno, non l'ha fatto. Il grande buco nero che noi abbiamo in questi anni di gestione del territorio non è dato dalla mancanza di conoscenza, perché quella c'è, ma è stata dalla mancanza di intervento sul territorio da parte un po' di tutti, dai cittadini, parto dagli ultimi, dai meno responsabili, dai cittadini che hanno visto e non hanno denunciato, fino a chi aveva l'obbligo di intervenire e aveva gli elementi per intervenire e non lo ha fatto. Perché non lo ha fatto? Ce ne stiamo occupando per esempio in Commissione Antimafia, perché il grande tema vero non è dove sono sepolti i rifiuti, perché lo sappiamo, non è chi ha prodotto quei rifiuti, perché anche questo lo sappiamo, sappiamo anche chi li ha trasportati e chi li ha sepolti, cioè sappiamo quasi praticamente, ma perché si è arrivati al 2013 per mettere mano alla questione, cioè chi ha coperto, è un altro tema di cui invece si parla poco, perché chi ha coperto sta tentando in questo periodo, in questo anno, di mettere le mani sulle bonifiche. Che dico, fino a quando non si viene a capo di questa cosa, meno male che i fondi non sono stati ancora veramente stanziati. Meno male, perché come stanno le cose in questo preciso momento, sarebbero finiti nelle mani di chi ha partecipato allo scempio del territorio. Perché ci sono delle ditte che hanno fatto tutte le procedure per essere accreditate presso la regione per poter partecipare alle opere di bonifica, che sono formate dalle stesse persone che hanno inquinato il territorio. Apparentemente sono delle ditte del nord, non è vero che sono delle ditte del nord, sono delle ditte infiltrate. Sono ditte su cui si sta indagando in questo periodo, una di queste è stata sequestrata recentemente dal Tribunale di Santa Maria Capovetere, però insomma sono in corso queste cose, per cui c'è un'attenzione particolare alle procedure di affidamento e di gara. Una gara è stata sospesa per dei ribassi anomali che ci sono stati, che vuol dire che il pericolo c'è, è concreto, immediato, meglio metterci un mese in più piuttosto che un mese in meno, accelerare le procedure e poi dare i soldi a chi decisamente non li merita. Però le cose vanno affrontate nella loro giusta dimensione per quello che sono, cioè la gravità del problema e che poi nelle realtà piccole più visibile è quella della mancanza di controlli che ci sono stati e della mancanza di attuazione delle leggi che ci sono, anche se sono inadeguate e insufficienti, per fare in modo invece che quantomeno si fermi quello che è successo. Questo chiama in ballo anche la responsabilità dei comuni, perché le discariche abbandonate e abusive non possono stare lì senza che il comune ne sia responsabile. Il comune che è responsabile territorialmente del controllo del territorio, che è responsabile della pulizia dei siti
abbandonati, i responsabili delle periferie, chiamo in ballo i vigili urbani, che hanno l'obbligo di segnalare e fare rimuovere i comuni di rifiuti che poi diventano il combustibile della terra dei fuochi, perché la terra dei fuochi non è una cosa così astratta, un fenomeno che sta là, sono rifiuti abbandonati che vengono incendiati, sono rifiuti speciali, a volte pericolosi, a volte tossiconoscibili, ma sono rifiuti che dovrebbero essere rimossi invece subito. Chiama in campo ancora una volta anche la responsabilità dei singoli cittadini che continuano, nonostante sappiano, ormai non possono dire di non sapere dei pericoli che provocano con gli incendi, continuano ad alimentare il combustibile che poi per quegli incendi andava a portare gli archetti nelle discariche abusive. Cioè tutto questo è un circuito che ci diamo in campo direttamente, tutti, ognuno di noi, e se noi non riprendiamo da questo punto di vista a fare politica nel senso nobile, cioè a fare il presidio del territorio, a portare idee sul territorio, a controllare quello che è nostro direttamente, senza fare demagogia, ma pretendendo il rispetto delle regole, noi per primi, noi non risolveremo nulla, perché se non siamo prima noi a fare il primo presidio sul territorio per verificare quello che succede, ci saranno sempre roghi, ci saranno sempre rifiuti accantonati, ci sarà sempre un alibi anche per le amministrazioni comunali di utilizzare le leggi delle emergenze che sono servite a ben altro per continuare a mantenere in piedi strutture che servono solamente a alimentare un circuito economico perverso, senza risolvere mai strutturalmente il problema. Tutta la storia dei rifiuti è figlia di un'emergenza che non è mai stata una vera emergenza, ma di un'emergenza che è stata creata apposta per far girare dei soldi. Se si fosse affrontato il problema per quello che era all'inizio, non si sarebbe creata la grande macchina che ha sprecato centinaia di milioni di euro senza toccare, intaccare nemmeno di una virgola al problema. Noi adesso stiamo pagando il prezzo di quelle scelte scellerate, non è l'acceleratore oggi che ti risolve il problema di ieri, però oggi serve un sguardo molto attento a quelle che sono le procedure, sembra burocrazia, ma in questo caso la forma diventa sostanza, per fare in modo che la cosa si possa ripetere domani. Un invito quindi alla vigilanza massima, anche qui a Vittoria, soprattutto a fare anche noi, me, partecipe di questo tipo di denunce, perché questo tipo di denunce arriveranno subito dopo le elezioni sul tavolo del Ministro dell'Ambiente attraverso un'interrogazione parlamentare che stiamo preparando proprio in queste ore, parlavo prima con Michele e con i responsabili locali del PD di Casoria per fare in modo che il tema di Casoria, della discarica di Casoria, arrivi sul tavolo del Ministro e che dovrà darci anche una risposta. Allora, la settimana prossima i legislativi sono chiusi, per cui anche depositarla oggi prevalerebbe sempre il 28, perché a camere chiuse non è possibile depositare le interrogazioni parlamentari, ma è praticamente già pronta. Appena sarà depositata ne avrete notizia e appena arriverà una risposta, che mi auguro sia sollecita, avrete anche quella. Vi ringrazio, buon lavoro e buon giorno.